Bentrovati come sempre, è tornato a trovarci il professore Rino Mantile, come ci aveva promesso, e con lui oggi abbiamo l'ingegnere Angelo Royo Merisciotti. Ingegnere, io rido su questo titolo perché lui oggi qui è in un'altra veste, veste di autore, compositore, regista, poi lo vedremo mano a mano. Quindi, Rino, a te la parola perché parleremo sempre, come sempre, di questa associazione Mondo Scuola di cui tu sei presidente e che ha tante, tante finalità. Parlacene anche oggi. Certamente tra le sue finalità quella della promozione di tutti gli aspetti della cultura e dell'arte, naturalmente, è la parte fondante della nostra associazione. Oggi sono particolarmente lieto di essere qui e avere il piacere di presentare a voi, ma principalmente al vostro pubblico, l'ingegnere Angelo Royo Merisciotti, che io conobbi per puro caso e poi mi sono accorta di quale straordinaria capacità creativa riassume in un'unica persona. Di autore, commediografo, e ha scritto già 100 commedie, poi lo dirà lui. Regista, pittore e anche musicista, dilettante, per ora chiude tutto In lui si questo fusero arti e scienze, sì. in un'unica persona. Devo dire che poi la mia personale, come dire, vocazione per il teatro nasce da lontano, sia per la mia esperienza di attore dilettante da ragazzo, e sia per avere compreso che nell'ambito delle mie attività professionali di promotore e organizzatore dello sport scolastico, che il progetto didattico manca di un fondamento, cioè di fare per tutti gli alunni teatro e musica. Questi sono i tre elementi fondanti per la formazione umana. La parte istituzionale che si occupa della matematica, le scienze e la storia, ma la parte integrativa dovrebbe essere obbligatoria per tutti: teatro, musica e sport. Così la scuola diventa, come dire, organica, il progetto didattico diventa organico. Non sono qua per esprimere, come dire, i miei pensieri e i processi di maturazione in una lunga esperienza professionale, ma sono qui per, come dire, avere il piacere di sentire da Angelo Merisciotti il percorso di autore, di regista e, come dire, e principalmente di appassionato per il teatro, sia educativo che sia formativo. Bene, io questo volevo chiedere perché l'ho presentato come ingegnere e tu adesso hai completato il ciclo dicendo tutte quelle che sono le sue attitudini, però perché un ingegnere a un certo punto, Angelo ci diamo del tu perché ci conosciamo, decide di dedicarsi al teatro in una maniera poi così fitta perché sono più di 100 i lavori che hai composto? Allora, l'ingegnere si fa per vivere, E se pure un bravo ingegnere, il quello è il teatrante si problema. fa per godere della vita. Cioè, sono due momenti distinti, ma hanno tanti punti di contatto. Ho fatto per 35 anni l'ingegnere dipendente del comune, cercando di realizzare sempre al meglio quello che gli andavo a fare, ma poi nel frattempo avevo dentro questa passione sia per la scrittura ma anche per l'esibizione, perché da giovane sono stato attore, ovviamente non di altissimo livello, spessore o di conoscenza, anche perché mi esibivo con nomi d'arte, perché l'ingegnere allora non era compatibile con l'attore, diciamo così. Poi nel farlo mi sono reso conto che chi lo fa, chi fa teatro, a tutti i livelli, a qualunque livello, amatoriale, professionale, partecipa a un godimento totale. Cioè, è bello fare teatro, perché fare teatro non solo ti consente di stare insieme agli altri, il che è già una grande cosa, perché si socializza, Come? ma soprattutto dà la possibilità alle persone di comunicare. Ognuno di noi ha un mondo dentro da trasferire agli altri. Questo mondo per molte persone rimane chiuso, sotto chiave, come diceva Edoardo, no? È quasi un dolore sotto chiave che resta dentro e non si riesce a tirar fuori, a estensicare. Il teatro ti dà una folosa opportunità, quella attraverso, diciamo, l'esibizione, come
collegiale, perché questo è il bello del teatro, si fa insieme con i ritmi, i tempi, torna alla musica, lui dice che io sono uno strimpellante, ed è così, le battute del teatro hanno molto dello spartito musicale, perché si devono intrecciare con una ritma, con una metrica addirittura, per cui le due cose vanno quasi a sovrapporsi. Al di là di questo, tornando all'espressione, il teatro è fondamentale. Dovrebbe essere reso obbligatorio nelle scuole come materia fondamentale, perché tutti i ragazzi nostri, soprattutto oggi dove c'è tanta, come possiamo dire, incapacità di comunicare, oggi sì, questi telefonini ci hanno strappato, non comunicano più, la possibilità di interloquire, di andare a trovare un amico, basta fare lo squillo, fare il messaggino e abbiamo risolto il problema. Invece no, una volta quando eravamo ragazzi andava a bussare alla guaglioncella, si faceva scendere, si passeggiava mano nella mano per via Caracciolo, e questo era il massimo che si faceva ai tempi miei, poi oggi non si sa. Ma detto questo, la possibilità che il teatro dà è quella di espandersi, cioè il tuo mondo viene fuori e si dilata e si comunica, ed è un motivo perché lo faccio io. È per un motivo didascalico fondamentale. Cioè, io ho la convinzione che noi adulti abbiamo un dovere preciso, quello di indicare col ditino la strada ai ragazzi, in qualunque modo, e secondo le proprie possibilità. C'è chi lo fa con lo sport, c'è chi lo fa con la musica, chi lo fa con la cultura, come la professoressa. Io cerco di farlo con il teatro, perché nei miei copioni io inserisco sempre un messaggio sociale, a volte ammantandolo anche di comicità, perché certo, ho capito che il pubblico si vuole divertire a teatro, allora certo, qualche volta tecnicamente, furbescamente ci metto la battutina, ma dietro raggiungi la battutina, poi l'obiettivo. Raggiungo l'obiettivo perché presenta al pubblico, così come si faceva in antica Grecia, Eschilo, Sofocle, Aristofane, avevano la funzione dell'antica Grecia di educare la giovinezza, la gioventù. I ragazzi non avevano a scuola quelli del popolo, solo i ricchi, gli aristocratici avevano il tutore, ma i ragazzi del popolo no. Allora come si faceva? Li si portavano a teatro, opere teatrali che duravano ore, 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 addirittura veniva servito da mangiare, perché passavano tutta la giornata là, ed era educativo, perché attraverso il teatro si conoscevano i valori della società, quali il rispetto della patria, l'amore per gli anziani, il rispetto assoluto per le donne, che si è perso nel corso degli anni. I greci rispettavano le donne come divinità, oggi purtroppo sono oggetto di femminicidio, di stalkeraggio, cioè. E poi una cosa straordinaria, il rispetto per i nemici, cioè, ma ci rendiamo conto che sto dicendo? Cioè, quando esci lo scrivi Persiani, praticamente mette la scena nella reggia di Serse, dove lui esprime la pietas per i nemici, cioè vuol dire che la società ha toccato il massimo livello della filosofia sociale. Qua mi fermo perché sennò mi lascio andare. Alle telecamere spente abbiamo anche detto che nella scuola il teatro ha aiutato spesso tanti ragazzi a superare degli handicap come la balbuzia, la timidezza, la diversità, quindi assolutamente, questo è importante. Assolutamente. Però vorrei tornare a te, quante commedie hai scritto? Mi vergogno a dirlo, e ne ho scritte 100. 100. Numero chiuso, 100. Vorrei non scrivere più perché, ma non è... voglio spiegare perché ne ho scritte tanto. A parte il fatto che secondo me ho dentro proprio una voglia di dire, perché certo, basta poco, basta aprire un giornale, la cronaca ti offre mille opportunità di trattare la materia, perché poi io, il mio teatro è vita presa dalla strada e portata sul palcoscenico. Io non faccio un teatro ridanciano che deve strappare la risata, io presento la vita. Come e poi la vita dà l'opportunità di riflettere. Detto questo, è vivianesco. Come Viviane ha detto adesso. Il mio maestro è assolutamente ha Viviane. Ha portato il mondo dei poveri, il mio maestro è assolutamente, io considero il mio maestro Viviane. Quindi praticamente attraverso questa rappresentazione io cerco, tornando al discorso precedente, di aiutare i ragazzi a migliorare, ma non tanto la vita, quanto se stessi. Perché una persona che si riesce ad esprimere, a comunicare, sta meglio, non ha questi dolori dentro. Per fare questo, io ho aperto 3 scuole di recitazione nel mio percorso,
di cui le prime due erano proprio per bambini, bambini e ragazzi, e poi per adulti. E mi sono capitati tantissimi episodi di bambini, ragazzini in difficoltà fisica, che io accoglievo con grandissima gioia nelle file dei miei allievi, perché sapevo che attraverso la recitazione potevano avere dei miglioramenti. Ed è stato così per tutti. Ti raccontavo poc'anzi di un mio allievo, il quale addirittura ha superato totalmente il suo handicap, diventando un attore brillante, comico, nonostante le sue problematiche. Non lo nomino perché, vabbè, per un fatto di anche discrezione. Anche professionista brillante. Eh? Anche professionista brillante nella vita. Sì, 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 un avvocato brillantissimo. Però, voglio dire, lui è stato, come posso dire, aiutato dalla sua capacità, perché poi voglio dire, ci vuole pure un certo talento per potersi esibire davanti a tante persone, è stato aiutato a vincere delle chiusure, delle resistenze, ma non sue verso gli altri, ma degli altri verso lui. E quindi, diciamo, il teatro è la chiave per aprirsi agli altri. Senti, io volevo ricordare che sono tante le commedie, non ne possiamo dire tutte, una in particolare che era molto bella, Rifiuti, che tocca un tema così attuale, perché di un genitore che ha un figlio diversità, disabile, e si pone il problema di cosa accadrà dopo che lui non ci sarà più. Racconta un po' questa trama che è molto bella. Allora, Rifiuti è la mia commedia più dolorosa, trasuda dolore. Tant'è vero che quando la rappresentai ormai 15 anni fa, allora Teatro Empire, l'ultima rappresentazione Empire, 600 persone in sala, poi è stato chiuso per... La salita di via Schipa? Sì, bravissimo. Quando fu rappresentata questa commedia, io ebbi il piacere e dispiacere di vedere 600 persone che piangevano in sala a seguito della rappresentazione. Avevo raccontato di una mamma morente di una malattia terminale, con un uomo, bambino e figlio in casa, malato, handicappato, e per cui praticamente lei, sentendosi morire, pensava di affidare questa creatura infelice a qualcuno prima di morire. E prova con la famiglia, rifiuto. Prova con la chiesa, rifiuto. Prova con le istituzioni, rifiuto. E quindi tutti quanti le chiudono la porta in faccia. Quando capisce che nessuno darà un ricetto, un ricovero a questa creatura infelice, con un estremo gesto da teatro greco, Medea uccide il figlio e si uccide. E quindi praticamente questo testo toccò le corde della commozione di tutto il pubblico presente. E all'epoca mi diede tanta gioia, anche se piangevano, però oggi è stata scelta questa commedia da, non so se posso dirlo, certo. Lions di Napoli. Mi manca uno spazio dedicato. I Lions, i quali mi hanno... Di cui poi parleremo. Di cui parlerete, i quali mi hanno chiesto di portarla in scena per un loro service, perché siccome il prossimo anno il professore ci racconterà qualche altra cosa, magari è l'anno dedicato alla disabilità, mi hanno chiesto di portarla in scena affinché si possano raccogliere dei fondi proprio a vantaggio di queste persone. Allora, professore... Ed è un progetto che ha messo, come dire, in piedi la preside Valeria Mirisciotti, che è la responsabile della mia amicizia, la mia amicizia con Angelo. Galeotta fu Valeria. Galeotta fu Valeria, la preside, una donna bellissima che veniva da una sua peregrinazione in giro per il mondo a fare la dirigente scolastica in tutto il mondo, dall'Australia all'America, alla Spagna. Ritornando da questo peregrinazio, e non era ancora in età di andare in pensione, fu affidata alla direzione scolastica regionale e doveva trovare un ufficio dove esprimere le sue capacità e le sue esperienze. Bontà sua, decise di venire nell'ufficio che io allora dirigevo per lo sport scolastico. Da lì è nata una affettuosa amicizia, oltre che una reciproca stima. Valeria Mirisciotti, che è una parte fondamentale di uno dei club dei Lions, quest'anno avvia un progetto dedicato alla disabilità, ai disabili e al recupero dei disabili.
che faremo insieme, Associazione Mondo Scuola, Club dei Land e l'Ufficio Scolastico Regionale. Siamo in attesa di avere il nuovo referente della Direzione Scolastica Regionale per poter avviare un protocollo d'intesa e realizzare questa cosa. In più c'è già un'opera teatrale già pronta. Io però, Rosaria, se mi consente, vorrei dire qualche cosa a proposito della straordinaria capacità educativa e formativa che ha il teatro. Ai miei tempi c'era una realtà scolastica che affidava direttamente alla responsabilità degli alunni la costruzione di percorsi culturali autonomi. Noi ogni anno, parlo degli anni 50, ogni anno gli alunni autonomamente organizzavano lo spettacolo dell'istituto, sceglievano un testo, la regia, il fitto del teatro, il fitto dei costumi, la individuazione dei soggetti, era affidato soltanto agli alunni. Ricordo per me soltanto una cosa, andavo a chiedere al preside la possibilità di avere la ospitalità una volta alla settimana di un locale dove provare. Il preside diceva: lei come si chiama? Mi chiamo Mantile. Da questo momento in poi tutto quello che accadrà durante le prove lei è il responsabile. Io tenevo 17 anni. Mamma mia! Veicolo di crescita straordinario. C'era un'altra iniziativa, non per togliere lo spazio a una straordinaria esperienza, ma per parlando di anche come di, si parlando cambia. Di educazione e di formazione. Ogni istituto aveva un suo giornale che veniva autonomamente gestito con responsabilità diretto di un alunno che doveva trovare i testi da pubblicare, farli stampare, e ogni anno sempre gli alunni autonomamente organizzavano il Maccabi. Questo è Maccabi 100. Maccabi 100 giorni prima della fine, e noi ce lo ricordiamo. Adesso i tanti laboratori ritengono di dover mettere un docente responsabile per avviare i laboratori. Io dico, dovrebbero mettere un docente tutor e osservare in autonomia la capacità creativa e di responsabilità che gli alunni hanno. Certo, che ognuno aveva un suo ruolo di responsabilità. Chiedo scusa per questa divagazione. No, è stato molto molto interessante invece, è importante vedere, vedi, anche per i ragazzi che ci seguono, capire come si evolvono le cose, no? Comunque volevo ritornare a te, al tuo ultimo lavoro, e anche qui tocchi un tema attualissimo, un tema che sembra così tutt'altro, come hai detto tu riesci a nascondere il vero obiettivo o sotto la comicità o sotto l'aspetto della comicità. Più che comicità, l'ironia. Come si chiama questa commedia che sta per andare fra poco? Allora, il mio prossimo spettacolo si chiama La Plastica. La Plastica. Niente a che vedere con la plastica, figli. Non con la plastica vuota a perdere, ma con la plastica chirurgica. Ed è un mio omaggio preciso, affettuosissimo, a tutte le donne del mondo. Perché ho cercato di puntare il dito e l'obiettivo, la penna soprattutto, sul mondo dell'infelicità femminile. La donna ha tanti motivi per essere infelice oggi, nella società di oggi, ma ce ne sta uno in particolare, che è particolarmente doloroso. Vedete, oggi lo sapete che viviamo insieme questa realtà, la difficoltà maggiore per le persone è l'essere accettati. Allora, si fa di tutto per essere accettati dagli altri e anche nel mondo del lavoro. Uno dei canoni attraverso i quali oggi si viene accettati è la gradevolezza fisica, la bellezza. Oggi se una bella ragazza va a fare un colloquio, al 99% viene preso sicuramente più della bruttolenta. Perché? Perché anche in televisione, sui giornali, anche se devi fare la commessa, qualunque cosa, oggi la società ti chiede di essere bella o quantomeno rispondendo a dei canoni ostetrici. Allora io, partendo da questa considerazione, mi sono chiesto quante donne, per un motivo o per un altro,
intendessero attraverso la chirurgia plastica raggiungere questo canone di gradevolezza, di bellezza, per poter poi accedere ad altre stanze del piacere. In realtà la commedia parla al femminile completamente, perché le protagoniste sono sette donne che si incontrano nella sala d'aspetto di un grande mago della chirurgia, e ognuna di loro porta, diciamo così, la sua esigenza assieme a un dolore irrisolto, perché chiaramente la voglia di farsi belle, come stavo accennando prima, non è un fatto di pura vanità, ma è un fatto di vincere l'esclusione da qualche realtà. La ragazza che guarda i canoni estetici in televisione, Il Grande Fratello, La Piccola Sorella, tante scemenze del genere, si riferisce a dei canoni estetici precisi che vuole imitare, perché sa che se li raggiungerà potrà essere inserita nel mondo del successo, quindi arrivare al successo attraverso la bellezza. E abbiamo esempi infiniti oggi, attrici e così via, ma un po' in tutti i campi succede questo. Chi non gode già di queste capacità, di queste prerogative estetiche, intende procurarsele e quindi va dal chirurgo estetico. Allora vedrai ragazze che si fanno le labbra, gli occhi e tutto il resto. Un regalo chiesto ai 18 anni, il seno adesso. Il seno. Si chiede ai genitori. Di tutto, ma di tutto. Di tutto. 18 anni il seno. Di tutto. Allora, perché se lo vanno a fare? Certamente, dicevo, per essere accettate dagli altri, per avere una via prioritaria verso il successo, verso l'inserimento. Però molte volte, e questo è il tema focale della mia commedia, che commedia non è perché rasenta la tragedia, cioè un po' di quello e un po' di quello, cioè c'è la vita presa dalla strada e portata sul palcoscenico. La vita non è mai tutta da ridere né tutta da piangere, stanno poco e poco. E quindi praticamente queste sette donne portano nello studio di questo chirurgo le loro infelicità. Più che il discorso estetico, è la ricucitura di una ferita ancora aperta. Chi di loro è stato stuprato da bambino? Chi di loro è stato abbandonato dal marito? Chi è stato abbandonato dai figli? Chi di loro non ha avuto mai un'attenzione maschile? Quindi anche un coacervo di dolore, un grumo di dolore, di infelicità portata negli anni. Adesso, io presento questi sette canoni femminili. Li presento perché, come dicevo prima, perché io voglio aprire un obiettivo su certe problematiche della vita, così come Rifiuti lo guardava i disabili, io voglio guardare al dolore delle donne. Le donne oggi devono essere felici, devono essere accettate, perché sono le nostre eroine della vita, cioè sono le nostre mamme, le nostre spose, le figlie, cioè quelle che trascinano con l'entusiasmo, con la forza, col carattere, sono i motori della vita. Io ho sempre detto che se le donne dominassero il mondo, forse le cose andrebbero un po' meglio, non ci sarebbero tante guerre, perché sono mamme. Vedi, ma anche questo, come diceva lui, è sempre nella scuola che bisogna. Io ho trattato questo tema anni fa, partendo da Fromm, essere o apparire. In una società che però dovremmo dire a colpa di tutto questo, certo, no? Ci sta a volte dietro una ragazzina più brutta, come dici tu, ci saranno magari delle toti speciali, forse alla distanza verranno fuori, verranno scoperte, però come dicevi tu il primo impatto è quello esterno della Rosaria, ricordi che la volta scorsa noi osservammo che all'interno del progetto educativo, didattico, formativo, abbiamo assistito che nel tempo si è maturata l'esigenza di educare i ragazzi anche al corpo e anche all'educazione sessuale. Non si è mai pensato che fosse necessario e centrale educare ai sentimenti. L'assenza dell'educazione sentimentale produce mostruosità. Il bullismo, talvolta con drammatiche conseguenze, e perché non si ha educa al sentimento, cioè dovrebbe essere un punto centrale dei processi educativi e formativi, far capire quale dolore si produce in un'altra persona se gli do un pugno, ma anche se non gli do un pugno e gli produco un dolore di natura psichica. Questa è una lacuna drammatica
del progetto educativo. Per esempio, fare... Chiedo scusa. No, anzi mi aggancio a quello che stai dicendo per dire che fare teatro vince proprio questo, perché praticamente si fa squadra. Quando io insegnavo recitazione, tecnica della recitazione, molti degli esercizi propedeutici alla scena erano esercizi che instauravano tra i vari componenti della compagnia, della scuola, degli allievi, una grandissima fiducia reciproca. Bisognava fidarsi degli altri. Addirittura c'era un esercizio in cui un attore si lasciava cadere all'indietro, non sapendo se c'era qualcuno che lo prendeva, e invece c'era uno che lo prendeva, ed era un suo compagno. E quindi nessuno si faceva male, perché era, alla fine qualcuno lo sorreggeva, lo sosteneva, e che poi in realtà questa era, diciamo, solamente l'espressione massima, in realtà tutto si traduceva nel soccorrersi in scena pure, perché praticamente se uno si scordava una battuta, i compagni immediatamente soccorrevano con: ma tu dovevi dire a questo punto, ti ricordi che venivi qua per fare? E quello subito si ripigliava. Allora, questo che cosa succede facendo questo? Succede la creazione dell'ecclesia. Che cos'è l'ecclesia? È la comunità. Quando si è creata la comunità, i ragazzi non sono più soli e non sono più felici. D'accordo con te. Allora, dove vedremo questa commedia e quando? Allora, se ho fatto a tenere ciò, farei in tempi di Covid, ho già preso il teatro, una bomboniera napoletana che è il Teatro Cortese, per chi non conoscesse questo nome, è l'ex primo dai Colli Aminei, gestito una bomboniera, la bomboniera, veramente è stato realizzato questo gioiellino ai Colli Aminei, dove noi saremo presenti il 5, 6, 7 di novembre. E poi agganciandomi a quello che diceva il professore, se fosse possibile, spero di riuscirci, vorrei portare questo testo, questa commedia nelle scuole, perché vorrei proprio, ecco, come la lanterna di Diogene, vorrei portare questo concettualismo umanitario all'attenzione delle scolaresche, affinché proprio non succeda quello che diceva prima il professore, il bullismo, le signorinelle si sentano contente di quelle che sono, perché la mia commedia finisce con un grido di speranza, con un sorriso, con un abbraccio, perché voi donne dovete avere il mondo a disposizione, ma per la vostra bellezza interiore, è chiaro? Se voi siete belle dentro, molto probabilmente sarete bello pure fuori. La bellezza e gli uomini, ovvio. E gli uomini intelligenti, poi ci stanno quelli che ma gli uomini intelligenti vanno alla ricerca di una bellezza intima, perché poi quella, magari quella estetica, come nella plastica che io racconto, va a finire, ma quell'interiore resta tutta la vita. Sono d'accordo con te. Allora, visto che questa è l'ultima opera, c'hai già qualcosa in mente, in cantiere? Perché so che sei una fucina di idee che non si ferma mai. Abbiamo pochi minuti, dai. Allora, a novembre faccio questo, poi ai primi di aprile col professore e con mia sorella abbiamo organizzato i rifiuti, e poi esploderà il finale dell'anno solare, diciamo, a maggio sarò in scena con un musical, Salone Margherita. Allora, la prima volta il musical per te? No, questa fa parte di una saga, perché io ho inteso scrivere la storia del Salone Margherita, che penso tutti i napoletani conosco, attraverso i decenni. Quindi la prima puntata è andata già in scena al Bolivar 3-4 anni fa, e raccontava la Napoli artistica del Salone Margherita nel 1914. Adesso ho scritto, e a maggio porto in scena, la Napoli artistica del 1929. Perché il 29? Il 29 è un anno importantissimo nella storia dell'uomo, innanzitutto perché ci fu la famosa crisi di Wall Street in America, che ebbe delle ripercussioni anche in Italia, quindi l'emigrazione, la miseria, la povertà. Quindi, come faceva Viviani, puntare l'obiettivo su certe problematiche sociali. Poi non tutti se lo ricordano, molti non lo sanno, il 29, 3 giugno fu l'eruzione del Vesuvio. Nell'eruzione del Vesuvio furono semidistrutti due comuni, Pagani e Scafati. E la cosa bella che racconto nel Salone Margherita, perché poi non è che sono solamente musiche o balletti,
ci sono momenti di conoscenza, di cultura, di racconto attraverso i vari protagonisti. Io faccio racconto, pensate che tra i miei personaggi sarà Attila San Lustro. Ah. Attila San Lustro è il centravanti del Napoli, dell'epoca, okay. Il quale San Lustro, insieme ai suoi compagni del Napoli, organizzarono una raccolta, rinunciarono ai loro monumenti per poter aiutare la ricostruzione delle case terremotate, diciamo sgarrupate di Pagani. Quindi faccio vedere pure questo, faccio vedere il primo incontro tra Totò e Liliana Castagnola, voi, qua ci vorrebbero le ore per parlarne, è stato l'amore della vita di Totò, questa donna meravigliosa, sta soubrette, parla, e poi per lui si uccise, vabbè, magari torneremo sull'argomento un'altra volta. Quindi tutti questi frammenti di vita io li metto in questo spettacolo. Il ritorno in Italia di Beniamino Gigli, si era chiuso il Metropolitan di New York, lui venne, ebbe l'accoglienza del Salone Margherita di Napoli, dove ebbe un successo stravolgente, perché tra l'altro adorava la canzone napoletana e diventò l'idolo di Napoli, Beniamino G. Insomma, io racconto tutti questi personaggi insieme a Viviani, insieme a Gil, Anna Fugè, Lydia Johnson, Lucy D'Alberto. Forse dovrebbe inventarlo questo. Ma allora perché, scusami, lo faccio? Innanzitutto perché è bello, quindi diverte, ma soprattutto per raccontare ai giovani di oggi, che purtroppo non ne sanno niente per colpa della scuola, che cosa siamo stati noi nel mondo. Napoli è stata la più bella fucina di talento musicale e artistico d'Europa. Napoli ha regalato musica, gioia, felicità, arte a tutto il mondo, però ce lo siamo dimenticati. Oggi purtroppo gli esempi che viviamo della malavita e di altre connotazioni negative della nostra società, siamo famosi per altre cose, ci fanno essere famosi per Camorra, Gomorra, eccetera eccetera. Invece noi una volta, pensate che in molti paesi d'Europa e del mondo pensavano che l'inno nazionale italiano fosse solo mio, e le varie delegazioni nazionali suonavano solo mio come inno italiano, perché i fratelli d'Italia non sapevano di sciù, meno solo vivo sapevano tutto qua. Insomma, io voglio raccontare Napoli bella, la Napoli nobilissima di Benedetto Croce. Volevi dire qualcosa? No, in ordine a questi patrimoni dimenticati e nascosti, la prossima volta che mi farete omaggio di ospitalità, presenteremo un'opera che stiamo traducendo dopo 350 anni, che riguarda tutto il patrimonio termale della regione Campania, di cui si sono perse molte tracce e che era difficile da tradurre da un tardo latino fatto da uno scienziato di Montella, giovane medico, che ebbe incarico da Pietro Antonio d'Aragona a fare una ricerca e ripristinare lo straordinario patrimonio delle sorgenti del mare. Pozzoli, un esempio. La prossima volta. Ci siamo seduti sopra. Seduti, anche oggi i rumori che sentite, che sta piovendo, tuoni pazzeschi, hanno accompagnato. Vabbè, ma la cultura illumina gli ambienti, quindi può muovere quando vuole. Noi qua ci divertiamo. Grazie, parlando di cose belle. Ci avete arricchito di cose bellissime. Noi ti ringraziamo della... il grande Angelo. Angelo. Saremo tutti in teatro poi a vedere questo. Tengo qualche difetto, ma non lo dico. aspetti, non è ancora finita allora. Salutiamo i nostri ospiti. La prossima volta ci incontreremo sempre con il professore Mannile e altri ospiti. Grazie a voi per l'attenzione. Come belle che sta luna si affaccia su una favre. Tu vien de mare, tu ah, vieni ci sembra carezza, stringiamo sul che va su parla, ma buttiamo voglio bene. Sendere con l'onna c'è un fonnera che amore va a passare. Tu,
ci sembra carezzare. In cielo innamorato e sta città, che bella pura fierna, con fritta naso maraccio passare.